Professore Mario Polia, grazie per essere con noi. A voi. È antropologo e docente presso la Pontificia Università Gregoriana, oltre ad essere anche lo stesso direttore di un museo civico a Leonessa. Le vorrei chiedere questo. Noi tra poco vedremo tante altre feste popolari. Sono tutte espressioni di una grande forma di devozione. Esprimono in qualche modo anche la sete di sacro che c'è oggi come ieri? Soprattutto. Il concetto di festa per noi è un tempo di relax. Ci si sveglia più tardi, si mangia un po' meglio, non si lavora. Bisogna uscire da questo schema che fa parte del nostro modo di sentire, perché il modo popolare è completamente diverso. La festa celebra assolutamente un evento sacro, il culto di un santo patrono, un momento importante del ciclo liturgico, tutto ruota attorno a questo momento sacro. L'astensione dal lavoro non è semplicemente causa di riposo, è soprattutto un omaggio per aver tempo per potersi dedicare a sentire la messa, partecipare alle processioni, quindi vivere intensamente il momento sacro. Insieme con questo la festa c'è un momento comunitario molto importante. Quindi l'essere insieme. Lo stare insieme, gente che viene da lontano, parenti che si rincontrano, quindi c'è sempre questo. E poi c'è anche il momento festivo, ma sempre inserito in un discorso di agape. La condivisione del cibo, il ballo, eccetera, eccetera. Tutto inizia con un evento sacro, l'astensione dal lavoro in funzione del sacro, aver tempo per, che poi sarebbe il senso religioso della festa. E certo, come anche quella della domenica che abbiamo fatto. È la sospensione dalle attività profane per poter avere più tempo per dedicarsi alla vita religiosa. Professore, una cosa mi colpiva, perché in un mondo come quello odierno, in cui la società cambia così rapidamente anche la nostra vita, le nostre abitudini, le chiedo com'è possibile che invece le tradizioni delle feste popolari siano tramandate di secoli in secoli, vengano ripetute ogni anno in maniera di fatto immutata. Questo si deve alla forte componente religiosa di queste feste. Il pensiero religioso rimane abbastanza stabile nel tempo. Un esempio, noi celebriamo il Natale il 24, ma astronomicamente il Natale non cade il 24, il solstizio d'inverno cade il 21 di dicembre. Che è successo? Che questa data fu fissata al tempo delle civiltà megalitiche. Quindi per oltre 4.000 anni l'umanità ha tenuto in mente questa data senza ardire di cambiarla. Questo è un esempio storico, ma poi le cose più importanti sono più profonde. La fedeltà all'insegnamento della religione fa sì che la festa venga vissuta con un senso di rispetto, per cui le manifestazioni, le trasformazioni sono semplicemente esteriori. E così vengono tramandate di padre in figlio. E così vengono tramandate, infatti tradizione, proprio il termine tradizione significa tramandare. Sì. Questo latino trans, che significa oltre e anche attraverso, significa che quello che noi tramandiamo attraverso la nostra vita viene da oltre noi, dai nostri antenati, va oltre noi, nel senso che lo tramandiamo al futuro, ai nostri posteri, ma il trans c'ha anche un altro senso, viene oltre, da oltre l'uomo. Cioè in pratica in ogni civiltà tradizionale la tradizione è imperniata su una manifestazione, una rivelazione. Le regole che formano la tradizione, il deposito della tradizione non è stato inventato da un essere umano, è stato dato dal creatore dell'uomo ai primi uomini, poi ogni religione ha i suoi miti, storie sacre di fondazione. Ecco perché con rispetto si guarda al tessuto fondamentale delle feste senza alterarlo. Ecco,